Grazie. Preghiamo naturalmente di prendere posto perché possiamo dare inizio a questo che è un incontro, devo dire, molto atteso. Possiamo dire che c'è quasi l'eccitazione, non so se del primo o dell'ultimo giorno di scuola, tra i promotori del Comitato di Piccola Industria di Confindustria, perché insomma questa 12ª edizione del Cenacolo torna finalmente in presenza dopo i 2 anni che tutti abbiamo passato in modo abbastanza problematico. Dobbiamo dire che il Cenacolo ha comunque mantenuto la continuità con incontri online. Certo, è diverso essere qui e essere qui alla IUST, per cui io direi a questo punto di dare avvio a questo ciclo di incontri della 12ª edizione del Cenacolo con un video di chi ospita questo primo incontro di questa 12ª edizione. Vediamo il video. Bene, grazie allora a
alla IUST, grazie dell'ospitalità per questo primo incontro della 12ª edizione del Cenacolo dell'Impresa, il coraggio di evolvere strumenti di crescita per l'azienda di domani, l'incontro di oggi sul mercato come opportunità, soluzioni innovative come leva di crescita. Dicevamo prima dell'eccitazione che c'era tra gli organizzatori che insomma hanno cercato in questi 2 anni di dare continuità a questi incontri e credo che un primo risultato importante sia il fatto di vedere questa bella sala così piena, per cui io invito, anzi lo saluto anche con un applauso, il presidente di Piccola Industria di Confindustria Verona, Matteo Albrigi, che presenterà questo ciclo di incontri e presenterà, vero Presidente, anche questa serata. Prego, Matteo Albrigi. Pronto? Buonasera a tutti. Vi do il benvenuto a nome del Comitato della Piccola Impresa e ringrazio Andrea Pernigo, amministratore delegato del gruppo IUST Italia, per l'ospitalità. Siamo arrivati alla 12ª edizione del Cenacolo, iniziato nel 2008, e da oggi abbiamo avuto quasi 4.000 partecipanti. Siamo davvero soddisfatti che dopo 2 anni di incontri virtuali ci ritroviamo di nuovo in presenza. Quando abbiamo iniziato a organizzare questa edizione, non eravamo sicuri di quanti imprenditori avessero aderito. Ma ora, con quasi 190 iscritti, abbiamo la conferma che la voglia di incontrarci in presenza e confrontarci su tematiche aziendali è ancora molto sentita e che Confindustria ha un ruolo centrale nel creare networking tra gli associati. Come comitato abbiamo voluto essere fedeli alla nostra missione, continuare a far crescere la cultura della piccola e media impresa, consapevoli del fatto che non potremo essere pronti a tutto, ma potremo essere preparati ed allenarci nel cambiare la nostra strategia ed avere dei processi molto efficienti. Le sfide sono sempre più impegnative. Oltre a quelle del periodo contingente, sicuramente sostenibilità, digitalizzazione e innovazione tecnologica richiedono risorse e competenze che non sempre sono presenti nelle nostre piccole aziende. Inoltre, le piccole dimensioni delle realtà italiane non aiutano alla competizione globale. Ci siamo quindi chiesti, come comitato, quale contributo potessimo dare con il Cenacolo ed abbiamo individuato 3 leve fondamentali che danno la spinta alle nostre imprese. Ed ecco i temi dei 3 incontri, il mercato, la strategia e le persone. Grazie. Invito qui sul palco Luca Mingardo che ci darà la descrizione dell'incontro di questa sera. Buonasera a tutti. Rinnovo complimenti e ringraziamenti per la serata. Siamo veramente molto felici come comitato di aver iniziato di nuovo a fare gli appuntamenti in presenza perché vedersi dal vivo ha sicuramente un altro sapore. E, come diceva il presidente Matteo Albrigi, il tema di questa sera è il mercato, nello specifico marketing. Quindi il tema è sicuramente ampio, ha dei confini non proprio precisi, ma l'obiettivo di questa sera è avere appunto degli ospiti che ci racconteranno le nostre esperienze e andremo a toccare questa materia sia dai suoi aspetti più innovativi, quindi andremo a parlare di Big Data o di Brand Ambassador, che magari sono temi che sono sentiti ma non proprio familiari, e però andiamo a toccare anche temi più operativi, perché come diceva prima il Presidente, l'obiettivo di queste serate è che voi vi portiate a casa qualcosa per le vostre aziende, quindi fondamentalmente che riusciate a prendere dei concetti e farli propri, vostri, per poterli poi applicare. Quindi andiamo a parlare anche di temi come i social network, come il brand, e non ultima anche la sostenibilità, che ne abbiamo parlato tanto anche nell'ultima edizione del Cenacolo, e cerchiamo di andare un po' a capire questi temi che sembrano eterei, quanto in realtà possono dare qualcosa anche di concreto in termini di vendite e di fatturato che sappiamo che ci guardiamo ovviamente tutti. Non rubo altro tempo, lascio la parola a Mario. Grazie, e vi auguro grazie buona Luca. Serata. Grazie.
Bene, Luca ha introdotto bene quello che è l'argomento di questa sera. Io però volevo invitare il dottor Andrea Pernigo, amministratore delegato e direttore finanziario del gruppo Just Italia, che ospita questo primo appuntamento di questa 12ª edizione del Cenacolo. Prego. Bene, grazie Mario. Buonasera a tutti. Sono onorato ed è veramente un piacere potervi ospitare qui. Lo dico veramente perché sono contento. Dovete sapere che questa sala è stata progettata nel 2019 e da allora non abbiamo potuto usarla come avremmo voluto. Quindi oggi è l'occasione, è un'occasione speciale. Tra l'altro devo dire anche che di solito noi rappresentiamo solo le quote rosa, quindi stasera avere le quote azzurre in questo caso ci dà ancora più lustro. Quindi grazie ancora per la vostra presenza e buona serata per i lavori. Grazie, grazie davvero dottor Pernigo. Ricordiamo in effetti che la Just aveva già ospitato anni fa un incontro, no? Eravamo nell'altra sede, per cui è anche il piacere questa sera di debuttare proprio in questo nuovo spazio. Permettetemi di ringraziare gli sponsor che anche quest'anno hanno dato un contributo importante per la realizzazione di questa iniziativa: Infogest, Unicredit, il contributo importante di Cassiopea e Praxi. Il ringraziamento anche alle aziende associate che hanno aderito alla proposta di sponsorizzazione, sono Assiteca, Fenice, Pellegrini e Vecomp. E ancora a questo punto, proprio per un breve intervento di saluto, invitiamo Yuri Meotto, che è partner di Praxi S.P.A. ed è la responsabile della sede di Verona. Anche Praxi è un amico ormai da anni di questo appuntamento con il Cenacolo. Yuri Meotto. Grazie. Buonasera a tutti, anch'io vi saluto, è bello ritrovarsi qui, è bello vederci tutti insieme e mi associo ai ringraziamenti a Confindustria Verona, alla sezione piccola e media industria, al presidente Matteo Albrigi, perché penso che siano occasioni queste di condivisione importanti e farle in presenza è sicuramente impagabile o quantomeno meglio forse di farle online. Ci fa piacere essere ancora sponsor di questa iniziativa, diciamo per due motivi: uno perché Marco Cappelletti me l'ha chiesto, quindi non potevo dirgli di no, e dall'altra parte perché il titolo del percorso di quest'anno, Il coraggio di evolvere, è molto evocativo e mi ha fatto pensare un po' anche alla storia dell'azienda Praxi. Io ci lavoro da 20 anni, ma l'azienda ne ha 55, oggi abbiamo 13 sedi, 300 persone e ci occupiamo proprio dei temi del percorso, quindi cerchiamo di lavorare insieme alle aziende clienti, insieme ai nostri partner, per far sì che ci sia una miglior strategia, che ci sia un miglior mercato, quindi ci occupiamo di selezionare il personale, di formarlo, di sviluppare le competenze, ci occupiamo di proprietà intellettuale, e non da ultimo adesso anche di sostenibilità. Tra l'altro vi invito anche a guardare la matitina che avete nel gadget, che poi si può seminare quando è piccola, quando l'avete usata la seminate. Va bene, io rinnovo certamente i saluti e anche gli auguri di un buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie, grazie Yuri Meotto, partner di Praxi S.P.A. Allora, entriamo a questo punto nel vivo dell'incontro, andando a presentare i nostri ospiti. Sapete che è ormai consuetudine di questo ciclo di incontri avere anche un esperto che magari può inquadrare inizialmente il tema, per cui invito subito il professor Giuseppe Pasciuti, che è docente della Coa Business School, docente di marketing e strategia d'impresa alla LUIS, all'Università di Padova, e consulente per la definizione e ridefinizione dei modelli di business, e lo salutiamo anche con un applauso. Professore, grazie di essere con noi. Ma tra l'altro parleremo anche di innovazione, però lei mi diceva sì, attenzione, perché quando parliamo di innovazione rischiamo anche di dire delle cose che non vanno bene. Si accomodi intanto, professore. Che cos'è che il rischio, che cos'è quando si parla di innovazione? E quando si parla di innovazione rischiamo di confondere il lancio di un prodotto con il fare buon marketing.
per cui capiremo poi nella chiacchierata cosa significa fare buon marketing. Perfetto, grazie professor Pasciuti. Abbiamo Luisella Altare che è Regional Manager di Unicredit del Nord-Est Italy. Unicredit che tra l'altro è sostenitore da sempre, ho fatto un disastro, sostenitore da sempre di questa iniziativa, probabilmente c'è da prendere un bicchiere in più. Grazie dunque a Luisella Altare. Eccomi. Che ci parlerà di innovazione anche lei, no? In ambito, prego, in ambito finanziario, insomma, grazie. Qualche un po' di fiducia ce la dà anche in questo momento? Sì. La darà? Sì. Sì. Bene, per cui poi l'ascolteremo volentieri. Diciamo delle storie. Allora, Chiara Medioli Fedrigoni, un piacere avere con noi la Chief Sustainability and Communication Officer di Fedrigoni. Eccola qui, grazie. Avete letto probabilmente oggi sul giornale L'Arena o non lo so dove altro avete letto naturalmente di numeri in forte crescita della Fedrigoni per quanto riguarda l'anno da marzo 2021 a marzo 2022. Prego, gruppo Fedrigoni che tra l'altro leggevamo, primo operatore al mondo nelle etichette per i vini e nelle carte speciali per il packaging di lusso e il terzo nei materiali autoadesivi. Risultati che non hanno sorpreso anche voi, però vi rendono estremamente orgogliosi, immagino. Sì, è così. Beh, è stato molto lavoro. Poi cercheremo anche di capire come si arriva a questi risultati. E poi, dulcis in fundo, davvero dobbiamo dire così, perché abbiamo Christian Modolo, che è direttore marketing e comunicazione del gruppo Vicenzi. Ben ritrovato. E grazie a Christian Modolo, gruppo Vicenzi, beh, insomma, i veronesi lo conoscono da tempo, sentono anche quell'odorino inconfondibile quando si passa in tangenziale, perché insomma quando si passa da lì si sente anche, per cui parleremo un po' di tutto questa sera, mi diceva, dei savoiardi, degli amaretti, siete riusciti a fare in modo che questi biscotti che vedevamo nella credenza della nonna in qualche modo sono diventati anche fruibili per la generazione Z, poi ci spiega come siete riusciti a fare così. Professore, inquadriamo il tema di questa sera, perché partiamo da questo concetto che può essere errato di innovazione o andiamo subito sul tema marketing e comunicazione? Da dove partire? No, io partirei nel dare un'infarinatura generale su quello che normalmente è uno dei problemi dell'impresa italiana, soprattutto quella delle piccole dimensioni, che intende il marketing sempre solo come l'elemento di servizio nell'ambito della comunicazione d'impresa, per cui di come comunicare al mercato, quali sono i vantaggi nell'aver ideato prodotti o servizi per rispondere a un bisogno. Questo però di fatto limita un pochettino il campo di azione, perché credo che ce l'abbiamo sotto gli occhi quello che è la vera definizione di marketing, che è studiare il mercato per individuarne opportunità al fine di generare soluzioni che effettivamente creino un valore distintivo nel mercato, cioè di come il mercato riconosca nelle attività che un'impresa fa un elemento unico disposto anche a pagare un prezzo superiore pur di ottenerlo. E questo di fatto in qualche modo impatta in maniera importante su quello che può fare l'impresa per ottenere questo risultato, che è lo studio del mercato, il consumatore, il cliente posto al centro, individuandone effettivamente il fabbisogno. Ecco. E da lì si parte. Ecco, ma lì lei diceva, quindi va letto il contesto in buona sostanza. Va letto il contesto. E che cos'è che a questo punto scatena l'innovazione? Beh, ma l'innovazione è scatenata secondo me da quattro elementi, che possono essere il cambiamento tecnologico, può essere quello che noi stiamo vivendo un pochettino, il tema della digitalizzazione e il tema della sostenibilità, che io la traduco come scarsità, per cui viviamo in un mondo che stiamo consumando e che crea effettivamente una rincorsa a cercare di mitigare tutti gli effetti dei nostri comportamenti che in qualche modo influenzano la disponibilità delle risorse, no? Lo vediamo tutti i giorni, nell'ultimo periodo questa disponibilità è data dai problemi di carattere geopolitico, e allora l'impresa cosa fa? L'impresa può solo cercare di reagire, di mitigare tutti questi effetti, ma lo deve fare in maniera intelligente, cercando di capire come cambiano i bisogni dell'impresa quando vendiamo i nostri prodotti a impresa e al mercato dei consumatori finali. E allora lì bisogna investire più tempo nel conoscere,
non tanto nel pensare e dare frutto all'ingegno, ma cercare di capire che l'innovazione non è prodotto e servizio, ma è anche processi, organizzazioni, canali distributivi, un ecosistema che deve essere messo tutto in linea per poter poi realizzare effettivamente l'innovazione che il mercato in qualche modo potrà accettare. E questo è il ruolo del marketing? Qual è il ruolo del marketing? Il ruolo del marketing parte fondamentalmente da comprendere esattamente a chi stiamo cercando di risolvere un problema, per cui dobbiamo individuare quella che è una dimensione di mercato attraente per generare i fatturati e su questo cercare di erogare quello che può essere un elemento per essere riconosciuti come il miglior problem solver per l'interlocutore a cui ci stiamo dirigendo. Per cui è risolvere un problema di qualcuno, in questo caso, e per cui quel qualcuno va in qualche modo investigato. E sembra sempre che quando parliamo di questi temi, che sono temi legati alla grande impresa, quando invece nella piccola impresa, paradossalmente, abbiamo la possibilità di essere molto più vicini al nostro mercato di riferimento, parlargli, creare una relazione di valore, raccogliere quelle informazioni che ci permette di generare l'innovazione, perché l'innovazione è sì frutto dell'ingegno che proviene da una riflessione legata a quali sono gli elementi che vanno in qualche modo colmati e che nessuno riesce a rispondere a questi bisogni. Quindi la dimensione, paradossalmente, le dice, può essere quasi un vantaggio per le piccole e medie. In questo momento lo stiamo vedendo sotto i nostri occhi, quella che ormai chiamiamo la startup economy. Le startup non sono unità organizzative dimensionalmente grandi con grandi budget molte volte, ma partono da una dimensione micro per riuscire a cogliere effettivamente con una reazione diretta sul mercato quali possono essere i bisogni. E la grande impresa sta guardando la piccola impresa come elemento generatore di innovazione, no? In qualche modo stiamo girando al contrario un po' quello che è il nostro paradigma di riferimento che abbiamo sempre avuto, no? Pensando che la dimensione grande sia la più prossima a poter cogliere questi segnali perché dispone delle risorse economiche, però manca quella che noi chiamiamo da molto tempo la fame, cioè manca la necessità di dover trovare elementi di salvaguardia e di prosperità per il futuro e attiva quella che il Signore ci ha regalato e che molto poco viene utilizzata, che è la nostra intelligenza. Ecco, parlando di nuove tendenze del mercato, quali sono le novità e se ci sono degli esempi che vale la pena sottolineare? Ma noi abbiamo vissuto e stiamo vivendo, poi ce la possiamo raccontare che la pandemia è quasi un ricordo, però di fatto la pandemia ci ha messo di fronte a una serie di emergenze. Queste emergenze sono date effettivamente dalla mancanza di un contatto, ma allo stesso tempo ci ha messo nelle condizioni di capire come strumenti che stavamo già utilizzando potevano essere un facilitatore della risoluzione di altri problemi. E allo stesso tempo questi elementi hanno permesso poi di cavalcare l'onda per cogliere elementi presenti nelle imprese che sono diventati delle nuove aree di business. Sotto gli occhi, proprio qui vicino abbiamo delle imprese, faccio riferimento a un'impresa che opera per esempio nel settore dello shop fitting, cioè costruisce sistemi di arredo per i negozi dei brand per il lusso, che aveva iniziato un percorso legato alla sostenibilità già nel 2007 e che oggi è diventato consulente di sostenibilità per uno dei più grandi brand del lusso mondiale. Perché è successo questo? Perché attraverso la pandemia si è potuto accedere a nuovi sistemi di comunicazione come i webinar, dove hanno messo a frutto la condivisione della propria conoscenza ed esperienza. E questo gli ha permesso di creare una nuova area di business, no? Per cui la consulenza della sua esperienza vissuta che è diventato un elemento di approfondimento e di di una nuova virtù per tutti quelli che erano i propri clienti. E da lì c'è un continua catena di valore, un effetto domino che poi può essere cavalcato successivamente. Però l'importante è capire cosa sappiamo fare in azienda, perché saper fare è esattamente l'elemento che può massimizzare questa rincorsa all'innovazione. Questo per dire che comunque in aziende i momenti difficili e congiunturali ci sono sempre, lei faceva prima riferimento anche ai problemi geopolitici e insomma la capacità dell'imprenditore è quella comunque di saper trovare anche da questi problemi un salto di qualità a questo punto, perché hai fatto riferimento a un'azienda che ha totalmente svoltato grazie alla pandemia. In maniera importantissima. Ma così come ci sono altri esempi sempre di aziende non particolarmente grosse, stiamo parlando di aziende con un fatturato che va dai 3 ai 5 milioni, per esempio mi viene in mente un'impresa che opera nel settore dello sviluppo del software e nell'integrazione di sistemi di terze parti, che ha avvicinato le proprie competenze legate allo sviluppo del prodotto con competenze di carattere relazionale,
perché uno dei problemi che si sono scoperti durante la pandemia era quello della accessibilità ai sistemi o la capacità delle persone di saper utilizzare i sistemi. Per cui questa azienda che faceva software oggi sviluppa anche consulenza nell'ambito della capacità di fare il change management, cioè di avvicinare le persone al cambiamento dell'uso degli strumenti. Professore, poi lei interverrà naturalmente perché insomma sentiremo che cosa ne pensa delle storie che ora iniziamo a raccontare e naturalmente se ci sono anche domande da parte sua ai nostri ospiti, ben volentieri. Io partirei proprio da Fedrigoni a questo punto. Insomma, intanto, raccontare un po' la storia di Fedrigoni è lunga, però possiamo partire probabilmente anche da come siete in qualche modo riusciti attraverso le strategie di marketing e di comunicazione, visto che questo è il tema della serata, a svoltare, ad avere dei risultati concreti. Dove trova questo cambiamento nella storia dell'azienda? La trovo, direi, nell'ingresso della quarta generazione. Io sono la quinta e probabilmente ultima, visto che non ho figli, ma nella quarta generazione, cioè mio zio Giuseppe negli anni 80-90 ha cominciato a credere molto di più nello sviluppo di un prodotto sempre più mirato effettivamente a quello che il mercato voleva e alla comunicazione, cioè agganciando a questo un bel modo di raccontare i prodotti che facevamo. Noi tradizionalmente siamo un'azienda siamo stati per tantissimi anni un'azienda di produzione, cioè molto basata sullo stabilimento. L'orgoglio è sempre stato lo stabilimento, quando si faceva una brochure si fotografavano dall'alto questi stabilimenti tutti uguali. Perché lo stabilimento? E perché quello era l'orgoglio e la leadership veniva sempre da lì. E poi a un certo punto ha cominciato a esserci un po' più di attenzione al come si racconta quello che si fa, quindi come si fa capire al cliente che quello che si è fatto perché ce l'ha detto lui in qualche modo, non perché è venuta l'idea di notte a qualcuno dello stabilimento. Però quando io sono entrata e per diversi anni appunto il marketing veniva vissuto come un male necessario, cioè mi era proprio stato detto, cioè voi siete un male necessario, i prodotti sono talmente belli che si vendono da soli, quindi cercate di stare dentro il vostro budget, di non rompere troppo e fare... E poi da lì invece siamo evoluti in una cosa in cui, io l'ho sempre vista come un lavoro di colla tra il cliente e la fabbrica, per cui come lavorare a stretto contatto con persone che stanno per lo più in stabilimento e continuare a girare intorno a queste due cose, a interpolare tra queste due importantissime entità, quindi il mercato e quello che sappiamo fare noi, cioè la carta e ora le etichette da 30 anni a questa parte, e cercare di farlo. E poi la comunicazione è una delle 4 P del marketing, quindi promotion, diciamo. Quindi, nel dubbio ricorriamo alle 4 P e ci aggrappiamo per dire che cosa stiamo facendo. Però la P più importante è prodotto, quindi si parte da lì. Quindi il link tra prodotto e mercato lo fa il marketing, cioè non posso portare una persona di stabilimento con il venditore dal cliente, cioè ci va, però non è... È un po' la chiusura del cerchio e vedere anche quello che c'è fuori, quindi i dati di mercato, cosa sta facendo il competitor, cosa sta lanciando un altro. Lo facciamo tutti, però il marketing un po' di più. Ecco, ma ci sono state delle soluzioni a un certo punto, magari anche innovative, che avete adottato o delle strategie particolari che vi hanno dato dei vantaggi in un certo momento della vostra storia? Allora, abbiamo cominciato a misurare l'effetto di quello che si fa. Quindi se il marketing non ha mai un numeretto attaccato, un numeretto al di là del budget, cioè il marketing non deve essere vissuto sempre come un centro di costo,
però uno deve misurare il risultato delle proprie azioni. Quindi abbiamo cominciato ad un certo punto ad avere un CRM, quindi che è un software che traccia quante volte quel cliente è stato visitato e che cosa gli ho portato, e sta aspettando qualche cosa da noi, eccetera. Cosa che fino a prima era sempre stato nella mente del venditore, e ora invece è un patrimonio aziendale, quindi si può studiare, capire come ottimizzare questa cosa e appiccicarci un dato, quindi fare una campagna e dire questo prodotto qui l'ho lanciato, ci mette tantissimo nel nostro settore, il nostro è un settore trade, salvo il marchio Fabriano, quindi non è un settore business to consumer, e quindi noi ci mettiamo 18 mesi prima di raccontare a tutti che diavolo abbiamo lanciato. E senza questi strumenti, quindi misurare è molto importante. Mm-hmm. Nel mio lavoro precedente io lavoravo in Vodafone e una volta insomma la frase preferita di Vittorio Colao era se non lo puoi misurare non esiste. E nel marketing un'altra cosa è: una volta che io ho creato un prodotto, se non lo comunico non esiste. Quindi misurare e comunicare. Ecco, e sulla comunicazione a questo punto, ecco, voi siete dotati di un ufficio anche di comunicazione ben strutturato, sì, che diventa un qualcosa di necessario per certe dimensioni. Un centro di costo, lo dica. No, non l'ho detto. No, è molto importante, però cioè, è alla portata di tutti, cioè non è detto che ci voglia non dipende dalle dimensioni, o più persone a tempo pieno per fare questa cosa. Cioè, se l'imprenditore è bravo, una piccola parte del suo tempo la comunicazione la fa lei o lui. Se invece se ci sono dei colleghi delle prime, seconde linee che lo sanno fare bene, lo possono fare per una parte del loro tempo, oppure ci si può appoggiare ad un'agenzia, cioè nessuno è nato grande, cioè tutti sono stati piccoli e poi a mano che i muscoli si irrobustiscono uno se la porta dentro, cioè non è obbligatorio avere un grande ufficio comunicazione interno, ecco. No, visto che il professore segnava qualcosa, per cui immagino che qualcosa vuole dire, professore. No, delle cose che prego. Ho citato ci sono. Innanzitutto mi porta a casa una cosa interessante, da domani mi faccio chiamare l'esorcista. Nel senso che quando parlava del marketing come male necessario, evidentemente bisogna fare opera di convincimento in azienda, nel far capire... Era un tempo, diceva, no, adesso, eh? Sì, sì, ma posso assicurare che nell'impresa oggi qua del territorio ancora è visto il marketing come quelli che spendono i soldi, quelli che fanno la fiera e quelli che fanno la brochure. Fondamentalmente stiamo parlando di questo intorno. Quando invece il marketing effettivamente c'è una cosa nuova che può essere misurato in termini di performance, cosa che fino a poco tempo fa, diciamo fino a quando l'avvento della digitalizzazione delle campagne digitali lo ha permesso, diventava sempre quella quota spesa che non sai mai dove va a finire, no? Perché si utilizzavano media abbastanza diffusi di massa, per cui era difficile capire se la pubblicità fatta sul giornale era stato il motivo per il quale abbiamo avuto un incremento delle vendite o meno. Ma da lì ormai il mondo si è evoluto, ci sono a disposizione strumenti alla portata di tutti, questo è l'elemento nuovo. L'elemento nuovo è il fatto che abbiamo a disposizione strumenti che permettono di avvicinarci ai clienti che vogliamo servire. Lo dobbiamo fare ovviamente con la conoscenza, per cui diventare tuttologi è sicuramente un elemento sbagliato, diventare bravi e saper fare le domande invece è una competenza chiave che nelle imprese deve essere. Per cui una delle cose che noi diciamo anche durante i corsi agli imprenditori è: diventate bravi a fare le domande giuste, perché gli esperti sono lì per aiutarvi. E il marketing è una cultura di impresa, è la cultura dentro l'impresa di avere il cliente dentro l'impresa, perché è colui il quale ci dà da mangiare. C'era Sam Walton, che era il capo di Walmart, una delle più grandi imprese della grande distribuzione, diceva che il cliente da un momento all'altro può decidere di farci chiudere l'impresa. È lui che decide chi è all'interno della nostra azienda. Il cliente è il nostro capo e dobbiamo assecondare il nostro capo per fare il benessere dell'impresa. Sì, ecco, l'importante appunto è togliere al marketing questa aura esoterica. Ecco, solo perché è una parola inglese già da noi nel Veneto proprio viene rifiutata proprio da principio. E comunque il nostro storico, diciamo, capo azienda, che era Claudio Alfonsi, che era marchigiano, lui diceva il marketing, cioè proprio lo considerava una cosa strana ed esotica.
Se una cosa viene invece misurata, tant'è che io nella mia disperazione all'inizio pensavo di cambiargli nome a sta funzione, di chiamarla qualcos'altro, ma però ecco, se serve a, che ne so, il marketing organizza una fiera, se in fiera io ho modo di tracciare quante persone sono venute, quanto tempo ci ho messo poi a rispondere, finita la fiera, chiuso tutto, andati a casa, quanti clienti hanno avuto il contatto dopo una settimana, quanti dopo due, eccetera, questo porta valore, cioè fa anche da metronomo. Sulle fiere si potrebbe anche magari fare poi un giro di valutazioni, ma torniamo alla comunicazione a questo punto. Lei mi diceva importante intanto avere qualcosa da comunicare, sì. È così? Eh beh, sì. E non comunicare, cioè, allora, no, perché voi avete proprio anche un house organ che è diventato sì, uno strumento importante. Sì, è una rivista che mi spiace non ho portato, ma comunque si chiama Pulp ed è diventata la maggiore rivista di grafica per diffusione al mondo. Cioè Federigoni ha un pochino due segreti di Pulcinella. Uno è che non parla soltanto con la persona che gli fa l'ordine e a cui noi stacchiamo fattura, cioè lo stampatore, ma parla con gli influencer, diciamo, quindi, ma questo da lunga pezza, quindi con i grafici, con i brand, i loro reparti marketing che studiano il prodotto e a cui noi non fattureremo mai niente e ci va via tanto sforzo, insomma, per parlare con tutte queste persone. Quindi si abbraccia la comunità un po' più da lontano e si hanno molte spie di quello che di come tira il vento, che i clienti vogliono solo carte molto lucide e molto come dire chiuse, perfette, o vogliono carte che suggeriscono un mondo naturale, quindi ruvide con colori terrosi, e tutte queste cose si capiscono abbracciando, andando un pochino più in là. E l'altro segreto è la distribuzione nostra, e lo dico qui a casa di chi ha fatto della distribuzione, insomma, fino all'ultimo punto, è uno dei grandi segreti della giusta, ecco. E così facendo, a tutte queste persone bisogna comunicare, non è che riusciamo a vederli tutti continuamente. E quindi uno dei modi di comunicare è raccogliere le loro storie, fare un giornale, visto che noi si fa carta di core competence, cioè di competenza veramente alla radice di quello che noi sappiamo fare, è la carta, poi la adesivizziamo da 2D, la facciamo 3D, facciamo quaderni, facciamo altre cose. Però, ecco, comunicare, condividere le storie, le difficoltà di altri, chi ha trovato una soluzione in Belgio a un problema di stampa, con il loro permesso, noi lo raccontiamo, può risolvere il problema di altri, e lo facciamo in una rivista che, insomma, ha vinto diversi premi, ma che noi, insomma, facciamo da 23 numeri, insomma. Il tema della sostenibilità, lei lo diceva, una leva per la competitività, per cui parlare di sostenibilità con il tema di questa sera è assolutamente per lei centrale. Tra l'altro mi diceva, ho un esempio, quello dell'etichetta, che sì, è calzante, può essere significativo e può essere trasmesso a questo punto anche a chi non ha un'azienda delle dimensioni della Federigoni. Certo. Allora, osservando il mercato, quindi tramite l'antenna marketing che ci contraddistingue, noi abbiamo capito che i nostri clienti avevano un problema che non è nostro, è loro, però in qualche modo lo causa un nostro prodotto. Quindi nell'etichetta, quando uno, non ho portato l'esempio purtroppo, quando nell'etichettificio si o anche in imbottigliamento, eccetera, lo sanno tutti quelli della Valpolicella, si procede all'etichettatura, avanza, viene via una bobina che è il retro dell'etichetta. Questa bobina è pura cellulosa con un 1% di silicone che permette il distacco. Ecco. Questo rifiuto ha un sacco di cantine e stampatori, specialmente in Spagna, crea dei problemi per lo smaltimento perché non viene più accettato in discarica come rifiuto generico. Quindi uno dice, io creo in qualche modo con il mio prodotto, che ha una tecnologia che è di tutti, non è solo mia, un problema al mio cliente, quindi diamoci da fare e cerchiamo di risolverlo. Quindi abbiamo messo in piedi un processo e fatto diversi esperimenti per capire cosa fare di questo rifiuto, e da questo noi siamo riusciti a creare un, diluendolo con nuova cellulosa, quindi recuperandolo e mettendolo in un altro processo, a fare i vassoietti che tengono annidati i prodotti nelle confezioni regalo. E quindi questi vassoietti ora sono in pura cellulosa con una piccola percentuale minuscola di silicone che dall'1% è diventato lo 0,15% e quindi è smaltibile nella carta, nel ciclo carta. Questo per dire che noi
applicando la lente della sostenibilità e misurando, riusciamo ad essere più competitivi, perché abbiamo risolto un problema al cliente e anche a chi poi, alle aziende cosmetiche che fanno i vassoietti dove mettere dentro le cose, o ne hanno bisogno. E poi, insomma, con la lente della competitività abbiamo fatto dei passi avanti notevoli, quindi in tutti quelli che sono gli infortuni sul lavoro, quindi guardandolo con un occhio diverso e risparmiando, perché una persona che non si fa male è un risparmio, all'energia, eccetera. Lei dirà, cioè, che c'entra col marketing, la sostenibilità? C'entra perché me le hanno date tutte e due a me, ecco, quindi questo è il link, però... Però ecco, guardando il mercato si trovano delle connessioni. Ma guardi che il professor Pasciuti dice che c'entra e come la sostenibilità col marketing, no professore? Sì, sì. Ci sono due elementi interessanti che emergono. Uno è il tema, vabbè, è sulla bocca di tutti, inutile che ci stiamo a chiedere cosa vuol dire sostenibilità. Dall'altro è fino a quando devo seguire il mio cliente nell'uso del mio prodotto. Nel senso che se io mi fermassi a consegnare il prodotto davanti a casa e non mi interessassi sia nella fruizione del prodotto, sia l'ultimo pezzo che è lo smaltimento di ciò che accade, è chiaro che questa opportunità non sarebbe stata mai presa in considerazione. Per cui è la relazione complessiva che noi abbiamo con i clienti che possono far emergere innovazione, che significa creare un vantaggio competitivo, che significa prosperare, da far sì che la mia impresa possa distinguersi per avere nuove storie da raccontare e creare una relazione di fiducia nel medio lungo termine. È proprio così, cioè, perché è uno sforzo di sistema la sostenibilità, e più io conosco il sistema, quindi più io conosco a monte addirittura chi progetta, quindi il grafico che progetta una certa confezione regalo, se la progetta plastificata sta facendo una fesseria, ecco, perché poi no. E io questo lo so grazie alla relazione con il grafico, che appunto fa parte del sistema, ma io non gli staccherò mai una fattura. Ecco. E poi c'è l'ultimo aspetto che direi che è forse banale, ma tra qui al 2030 siamo obbligati. Certo. Nel senso, se non ci abbiamo pensato fino adesso, forse abbiamo ancora il tempo di iniziare a investigare questa parte per non trovarci impreparati quando ci sarà l'applicazione di quello che è almeno per noi il Green Deal europeo, per cui verremo obbligati, siamo portati in maniera ovvia e naturale a dover pensare al completo ciclo di vita del prodotto. Certo. E alla sua, come dire, all'economia circolare, per cui prima ci muoviamo, e che oggi è ancora un vantaggio competitivo, domani lo stesso diventerà un elemento igienico. Nel marketing elemento igienico vuol dire che non è più un elemento di differenziazione, ma è un elemento che deve essere all'interno del prodotto, lo si dà per scontato. Per cui forse... Certo, è chiaro che anche, insomma, anche nel marketing la sostenibilità ha un po' modificato, no? Le strategie. Adesso noi non possiamo creare cose che non abbiano, certo, un secondo uso. E poi che alla fine di tutto devono essere compostabili. Quindi. Ma io volevo a questo punto, grazie intanto alla dottoressa Fedrigoni, Medioli Fedrigoni, ma insomma poi avremo modo ancora di sentirla. Volevo coinvolgere Tiziana Recchia, che è di Cassiopea, visto che abbiamo parlato di comunicazione, abbiamo parlato di marketing. Beh, qui abbiamo Fedrigoni, Vicenzi, per cui insomma sono due nomi che insomma per noi veronesi significano tanto. Il tema del brand ambassador, a questo punto volevo chiederti, ha un ruolo, deve avere un ruolo, che ruolo può avere? Beh, ha un ruolo fondamentale, e non è più pensabile il fatto di improvvisare questo ruolo. Chi è il brand ambassador? È l'ambasciatore dell'azienda, dell'anima, dei valori, degli scopi, della storia. E quindi è colui che rappresenta, ma che ispira anche l'ascoltatore, il cliente, ma il mondo imprenditoriale, il mondo a cui noi ci affacciamo sempre. Ecco, diciamo che oggi non si può più improvvisare, quindi è un ruolo con grandi competenze che si acquisiscono. Ci vogliono parecchi
cioè un tempo abbastanza lungo a diventare un bravo brand ambassador. A me viene richiesto ogni tanto, mi dicono, ma scusa, si ha una predisposizione, si nasce un po' con questa predisposizione? Ma sì, ma solo in parte. In realtà è una competenza, come tante, che si acquisisce formandosi, si acquisisce sperimentandosi e soprattutto con tanto impegno, però direi anche che con tanta anima, che questo è importante, perché dobbiamo proprio trasmettere quello in cui crediamo, e nell'essere un brand ambassador serve la veridicità, perché non possiamo ingannare, passa, e quindi non possiamo fare brand ambassador. Dobbiamo proprio innanzitutto crederci e amare quello che trasmettiamo, e questo è fondamentale. Grazie Tiziana Recchia di Cassiopea. Professore Tiziana, guarda che il professore ti riprende adesso. Mi viene da sorridere, vi racconto questo aneddoto. Ormai 15 anni fa mi trovai a dover lavorare con un'azienda della grande distribuzione, non supermercati. E allora, per conoscere questa azienda, cosa normalmente che faccio è andare nei luoghi, appunto, per cui ho detto visitiamo questo supermercato per cercare di capire quali sono gli elementi particolari che in qualche modo vi fanno primeggiare. E ricordo questa scena: andiamo dentro il supermercato, per cui ero in contesto, e il capo area mi dice: adesso andiamo a vedere la concorrenza. Allora entriamo nel supermercato della concorrenza e questo capo area di questa azienda inizia a salutare le persone, cosa che non aveva fatto quando era dentro il negozio. Dico, ma scusa, adesso spiegami cosa è successo, come fai a conoscere? Dice, no, sono i nostri dipendenti che vengono qui a fare la spesa. E io dico, qui credo che abbiamo una situazione interessante su cui lavorare. Tanto è vero che prima di pensare a rivedere gli assortimenti, prima di pensare come riorganizzare i reparti di vendita, ho detto la prima attività è assolutamente capire perché queste persone non sono innamorate del brand che gli paga il cedolino alla fine del mese. Ma ogni tanto i problemi li abbiamo sotto gli occhi, o facciamo finta di non vederli, no? Perché il brand ambassador, poi uno dice, ma chi è il brand ambassador? Sono io? Cioè io che promuovo me stesso? Beh, è troppo facile. Poi dopo ci sono anche qui tecnicalità, possiamo parlare e andare avanti per ore. Ma il primo brand ambassador, chi lavora con me? Cioè, se non è lui il primo a promuovere il contesto nel quale dovrebbe prosperare la sua professionalità e la sua soddisfazione, perché le ore di lavoro le conosciamo quali sono, voglio dire, come facciamo a convincere un terzo? No? Per cui ogni tanto gli dico calma e gesso, partiamo dalle cose fondamentali. La cosa fondamentale è innanzitutto capire come riesco a includere le persone che lavorano con me in modo tale che siano veramente portatori di un messaggio positivo per il mercato. Chiusa, perché ogni tanto... Beh, questo è un messaggio che vale per qualsiasi latitudine, per qualsiasi dimensione. Allora, passiamo al gruppo Vicenzi. Stiamo parlando di un'azienda che, insomma, Matilde Vicenzi, cos'è? 1905, e Christian Modolo è proprio direttore marketing e comunicazione di questo gruppo, che è, insomma, di proprietà familiare, perché insomma quando parliamo di Vicenzi noi veronesi ci viene in mente, ahimè, chi ama lo sport, la pallacanestro. Poi savoiardi, orgogliosamente 100% italiana, poi un po' gli amaretti, sì. E poi tante altre cose. Io volevo fare un passettino indietro, però se mi permettete, rispetto un po' agli aspetti ontologici del mio mestiere, nel senso che ho sentito citare il male necessario, queste cose in passato. È vero, nel senso che credo che dopo l'allenatore della nazionale il marketing sia una delle professioni un po' generalizzate, quelli del marketing, un po' peccatorum di tante cose, dove magari quando non si sa bene a chi dare una determinata cosa, l'hai detto tu, vai da quelli del marketing, no? Su questo si è scritto tanto, tanti libri, ma sostanzialmente sono tre i temi fondamentali per cui la nostra professione è un po' fumosa,
e mi piacerebbe chiarirlo un po' alla platea, perché poi fa capire anche qual è l'importanza. Allora, il primo tema per noi è chiaramente un fattore di credibilità, nel senso che io mi rendevo conto, nel senso che oggi spero nell'azienda in cui lavoro di contare qualcosa, e che quando parli ad un imprenditore, siccome noi interpretiamo il presente, quindi collego a quello che abbiamo detto dal punto di vista dell'analisi dei dati di mercato, dei trend, eccetera, eccetera, cerchiamo di appunto interpretare il presente, cioè, o meglio di conoscere il presente per dedurre poi il futuro, no? Ed è chiaro che questo all'occhio dell'imprenditore ha sempre un po' meno fascino, ad esempio del mio omologo direttore vendite, che va lì e gli dice: sai Giuseppe, oggi ho venduto 27 container di amaretti in giro per il mondo. Lui sente il rumore fordista delle linee che girano ed è soddisfatto, no? Così come non ho nemmeno lo stesso fascino del mio omologo direttore finanziario, che gli dice sempre: caro Giuseppe, oggi hai guadagnato X mila euro e questo va ad aumentare il nostro EBITDA. Noi guardiamo un po' più in là, però è chiaro che guardiamo un po' più in là con l'obiettivo anche di plasmare, di forgiare un po' quello che è il futuro. E questo è un po' il primo nostro handicap rispetto agli imprenditori. Il secondo è quello del coordinamento. Allora, a me ogni tanto capita di bazzicare per le università e per i master, e se voglio mettere in difficoltà la platea gli chiedo: ma datemi una definizione di marketing. Ce ne sono migliaia. È chiaro che un fattore comune è che il marketing è ovunque in azienda, nel senso che noi coordiniamo una mole di interlocutori aziendali enorme, perché io ho bisogno che l'R&D mi faccia un savoyard, una maretta, una merendina fatta bene, ma l'R&D magari nel nostro organigramma non dipende da me, ma io ho bisogno che se la mia idea è buona lui mi faccia bene un prodotto. Che le vendite mi mettano il prodotto sugli scaffali, ma le vendite dipendano dall'altro mio omologo direttore vendite, quindi se non fanno bene il lavoro non sono io a cazziarli, passatemi il termine. Così come la finanza mi dia un conto economico normale. Quindi questa cosa è tremenda, nel senso che per poter contare e avere un ruolo nel marketing dobbiamo coordinare persone, dobbiamo coordinare funzioni. E non è sempre facile, perché soprattutto poi quando vai nel, come dire, tessuto imprenditoriale italiano, diventa un lavoro di psicologia, diventa un lavoro di prossemica, diventa un lavoro di linguaggio non verbale, ed è complesso. Il terzo e ultimo punto, e lo avete già accennato, è anche quello di valorizzare l'enorme lavoro di aggiornamento che facciamo. Facevamo prima l'esempio, una volta se volevi spendere milioni di lire facevi 3 telefonate per fare una campagna pubblicitaria, perché telefonavi a Silvio, telefonavi a Cairo, la 7 e telefonavi alla Rai. Oggi ci sono 830 canali, solo il continuo lavoro di aggiornamento che dobbiamo fare è pazzesco. Pensate la differenza di un processo d'acquisto che viene fatto, citava il professore il supermercato, rispetto al processo d'acquisto che oggi stiamo vedendo per comprarsi un avatar o le sneaker digitali nel metaverso. Allora, questo lavoro è pazzesco di aggiornamento. Valorizzare questa cosa all'occhio dell'imprenditore, ma anche dei colleghi, è importante. Spesso diciamo che noi uomini di marketing siamo i peggiori uomini di comunicazione di noi stessi, perché facciamo fatica a valorizzare il nostro lavoro. E questo è un po' il tema con cui dobbiamo un po'... Ecco, ma che strumenti avete utilizzato voi proprio banalmente per passare... per far sì che i savoiardi possano andare bene anche alla generazione Z. Cioè, che cos'è che si usa, che avete utilizzato e che magari può essere in qualche modo veicolato anche a chi ci ascolta? Allora, diciamo che il passaggio generazionale, non solo quello dell'imprenditore, ma anche quello dei nostri consumatori, è fondamentale, perché ovviamente un'azienda che fa prodotti di largo consumo dal 1905, rispetto ai primi documenti aziendali, arrivare al 2022 dove c'è la generazione Z, cambiano completamente i paradigmi.
Una volta c'era il mulino bianco, la colazione, credo che quello bianco, la tipica famiglia la felice, oggi uno su cinque fa colazione da solo in giro per casa, tre su cinque la fanno da soli, ed è chiaro che questo è un continuo lavoro di inseguimento. Ci sono degli strumenti per poter fare questa cosa. Anche perché nel momento in cui voi riuscite ad anticipare, no, queste letture, questo significa redditività. Anche. Questo sì, perché... e soprattutto in questo momento di tempesta, perché oggi il mercato fuori è atroce, è feroce, nel senso che il tema delle materie prime, degli aumenti dei costi, dell'inflazione per noi sta destabilizzando ogni cosa in cui ci stavamo muovendo con un po' di competenza, sta cambiando veramente i paradigmi, ma non solo noi, nel senso adesso... Faccio il classico esempio, pensate a quante marche di telefonini che abbiamo cambiato nelle nostre tasche, dai primi Motorola a oggi che abbiamo i Huawei, e ogni volta è morto qualcuno come brand in questo percorso. Quindi la perennità dei marchi per noi è fondamentale. E quando si dice il prodotto centrale, sì, io sono d'accordissimo con questa affermazione. Il mio punto di vista è più che altro che è il bisogno centrale, ma per conoscere il bisogno e quindi dare un prodotto che lo soddisfi bisogna ovviamente, come dire, avere un minimo di struttura ed avere un minimo di strumenti per capire effettivamente di che cosa ha bisogno il nostro consumatore, che sia target, che sia acquirente, che sia, chiamatelo come più vi pare. Ma voi che cosa avete utilizzato quindi? Noi ovviamente abbiamo tutta una serie di dati di mercato che sono assolutamente acquistabili da fornitori terzi, cioè l'immenso mondo di internet che può permettere anche a chi magari non ha capacità di spesa di ottenere delle informazioni. E poi è chiaro che anche banalmente dal parlare con i propri consumatori, e anche in questo le nuove tecnologie ci danno delle opportunità che in passato non avevamo, i social media, come dire, tutta la parte di moderazione delle pagine di social media vari che abbiamo, sono uno strumento di ascolto fondamentale di quelli che sono i nostri prospect, i nostri target. Ecco, ma sono sorte delle nuove figure in azienda proprio per gestire questa... evoluzione, ad esempio la comunicazione via social, cioè c'è la necessità di... Io mi sento una nuova figura, nel senso che ormai è dal 99 che faccio questo mestiere e penso di averlo cambiato ormai 10 volte, perché appunto facevo l'esempio prima delle televisioni, ma pensate cosa c'è dietro alla punta dell'iceberg di un portale di ricerca come può essere Google, il lavoro che c'è dietro per la SEO, per l'advertising. Quindi si tratta veramente di continuare ad acquisire competenze dove servono, come dire, a raccontare storie sempre più articolate, diverse, magari di prodotti anche storici. E qua mi ricollego un po' alla domanda iniziale: come abbiamo fatto a vendere Savoiardi Amaretti alla generazione Z, perché io li mangio ancora, che sono prodotti sostanzialmente commoditizzati, no? Savoiardi per oltre il 90% finiscono dentro nel tiramisù, patrimonio nazionale, dolce italiano forse più conosciuto al mondo. Come fai a valorizzare questo prodotto? Lo fai raccontandolo, usando degli influencer, usando tutte quelle che sono le opportunità nuove di mercato. In questo tema, e anche qua, ripeto, è up to date oggi dal punto di vista della mole di chiacchiere che sta generando, però la sostenibilità c'è sempre stata, nel senso che oggi se ne parla, ma un'azienda come la nostra, che oggi fattura 134 milioni, ha 356 dipendenti, uno per ogni giorno dell'anno, non può non aver mai fatto nel suo DNA, come dire, ragionamenti rispetto al welfare aziendale, rispetto alla tutela dell'ambiente. Noi siamo energivori, cioè abbiamo centinaia di metri di forni che bruciano gas la mattina perché i nostri biscotti li cuociamo industrialmente, ma come lo faceva nonna Matilde nel suo forno a San Giovanni Lupatoto nel 1905, insomma. Ma può dare qualche consiglio, comunque un'indicazione agli imprenditori che non hanno un ufficio di comunicazione strutturato, i vantaggi e gli svantaggi
diretti e indiretti di averne uno, quali sono? Ma allora, il primo vantaggio è, credo che sia di poter avere una visione del proprio prodotto un po' più a critica. Sembra brutto dirlo così, ma in realtà, e qua mi ricollego un po' al tema del tessuto imprenditoriale mi italiano. Mi vengono in mente quelli del supermercato. Esatto, nel senso che, allora, a parte qualche azienda, ma si contano veramente sulle dita della mano di un monco, la nostra rete imprenditoriale è fatta di gente che è nata su un'enorme passione per il proprio prodotto. È chiaro che quando sei innamorato dei tuoi figli, l'oggettività su certe cose è un po' la perdi. Il prodotto è buono, si vende da solo. Quanti imprenditori lo dicono? Non è così, il prodotto è buono, devi saperlo raccontare e saperlo valorizzare. Già questo, avere qualcuno che non vuol dire che non ami il prodotto, ma vuol dire che lo sappia raccontare rispetto al proprio interlocutore. Ed è quello che ha fatto la differenza. E quindi lei lo vede a questo punto per ogni dimensione? Lo vedo per ogni dimensione, soprattutto anche per quelle più piccole, perché meno gente c'è con cui confrontarsi all'interno dell'azienda, secondo me più si rischia di incartarsi, involversi nei propri stessi ragionamenti. E poi cominciano quei meccanismi cognitivi, come dire, di darsi ragione a se stessi, no? No, vi vedo tutti annuire, quindi non diranno a quelli della comunicazione o quelli del... No. Una delle cose che sembra paradossale, che mi capita, non dico frequentemente, però spesso, è di andare a visitare i magazzini delle aziende. Allora vedi della merce che effettivamente ha una rotazione, ma c'è sempre un posto pallet di prodotto che non è mai uscito. Per i morti. Mai uscito. Come l'ha chiamato? Allora, per i morti. Ah, per i morti, no, okay. Non so se ho capito bene. Okay. Allora la domanda all'imprenditore, dico, ma come mai? Sai, quella era stata una mia intuizione, mi piaceva fare quello. Avevo comprato un macchinario che avevo visto in una fiera e ho fatto quel prodotto. Allora, e lì uno dice, ma aspetta un attimo, per cui tutti i prodotti hai avuto un'intuizione anche nei confronti del mercato, perché se vai a intuizioni è evidente. E tanto è vero che uno degli elementi su cui faccio riflettere molte volte è che quando nasce un'impresa, molte volte nasce perché tu sei il primo cliente del prodotto che stai facendo, oppure hai dovuto risolvere il problema di qualcun altro. E questo ce lo dimentichiamo. E i problemi del perché il marketing ancora arranca, soprattutto nella piccola e media impresa, esattamente quello che diceva lui. Cioè l'innamoramento del prodotto, il prodotto, non tutto quello che gira intorno al prodotto. C'è un elemento di autoreferenzialità, perché qual è l'imprenditore che dice io so tutto cosa vuole il mio cliente, io lo so cosa vuole il mio cliente, per cui lo faccio sicuramente, e quando poi si scopre che non è così. Terza dimensione, che è un problema, la dimensione al breve periodo. Cioè abbiamo la visione che arriva fino alla punta del naso, quando invece dovremmo essere un pochettino più consapevoli che i grandi cambiamenti sono sempre sotto gli occhi, ma facciamo fatica perché poi il conto economico, abbiamo i problemi di liquidità, e questo molte volte è un limite per la visione ad un mercato molto più ampio. Un'ultima cosa, perché Luca prima parlava dei big data e della possibilità di andare anche da quello, ad avere degli strumenti importanti per orientare le scelte. È una sorta di spartiacque questo tra grandi e piccole? Sì, lo è nella modalità di acquisirli, poi spesso non lo è nella modalità di usarli, di interpretarli, di leggerli, perché la differenza, diciamo, è facile acquisirli. Anche qua ci viene in aiuto un sacco di tools di quella che è il MarTech, si chiama in termine tecnico, cioè tutta quella tecnologia che aiuta noi professionisti di marketing a fare meglio il nostro lavoro. È che quando ce l'hai comincia il problema, poi quando anche il legislatore con il GDPR, con tutte quelle robe ci si mette in mezzo anche per complicare la vita, è lì, sì, cioè la capacità di interpretarli, di leggerli, poi di rendere cose azionabili, di esumere cose azionabili è la vera differenza, non tanto quella di reperirla.
Quindi reperirli è semplice, è tutto un altro discorso. Poi è chiaro che è proporzionale alla dimensione, nel senso che i big data per una pasticceria locale che comunque può raccogliere dati sui suoi consumatori e sui suoi avventori sono magari numeri più piccoli più ma grandi rispetto alle sue esigenze, quindi però è saperli interpretare. Bene, io, poi... io potrei parlare invece che quello che è rilevante sono gli small data. Il big data è una marea di informazioni e molte volte le imprese hanno pochi dati ma rilevanti e bisogna acquisire la dimestichezza nel sapere leggere l'informazione dietro il dato. Sì, non c'è bisogno di una marea ma c'è bisogno di creare quelle relazioni virtuose per comprendere i fenomeni. E anche qua. In questo senso sì, poi dopo ne fai dei cluster, ne fai dei sottinsiemi perché poi alla fine si finisce sempre così. Allora, io volevo intanto grazie al gruppo Vicenzi per quello che ci ha raccontato e poi magari torneremo perché abbiamo comunque tempo. E volevo sentire Mario Bergamini, eccolo lì, direttore generale di Infogest che è un altro dei partner, possiamo dire, del Cenacolo. E come azienda Bergamini di Information Technology vorrei proprio chiedere a Infogest come si pone a questo punto nei confronti del mercato con le tematiche che stiamo affrontando. Domanda facile e complicatissima da risposta. Domanda aperta, si dice. Domanda aperta. Come si pone? Si pone con un credo fondativo che è stato quello dell'azienda, buonasera a tutti intanto, che è nata 25 anni fa, cogliendo da parte mia un elemento che mi sono sentito a un certo punto di condannare nell'azienda dove lavoravo. Cioè, a mio giudizio, io lavoravo in un grossissimo gruppo italiano di software e ho avuto l'impressione, la dico male, che venissero trattati male i clienti. Se c'era una supponenza e c'era una superficialità nel cogliere le esigenze delle aziende, dei clienti, che io a un certo punto non condividevo più e mi sono chiesto se si poteva fare di meglio. E uno dei caratteri fondativi, credo, della nostra azienda, che è stato fatto proprio anche da tutte le persone che la rappresentano tutti i giorni, è proprio questo. Io ritengo, e lo riteniamo tutti, che in un mondo così, così connesso, così cablato, la miglior connessione rimanga ancora il rapporto umano. E questo è qualcosa che molte volte è assente. Per cui potrei parlare di data center, potrei parlare di servizi, potrei parlare di tutta una serie di servizi che forniamo alle aziende, però in realtà noi non abbiamo un prodotto, il prodotto siamo noi. Il prodotto siamo noi, la nostra capacità empatica è quella di ascoltare il cliente, di stabilire con lui un rapporto, un fluido per cui si stabilisce un rapporto di credibilità, oltre al quale non è possibile andare se questo non si genera. Quindi questo è un po' il modo che abbiamo noi di interpretare, di rappresentare questo tema che stiamo parlando stasera. Potrei dire che da un altro punto di vista supportiamo le aziende come? Supportando il business oppure proteggendolo poi, ma no, scivolerei in un ambiente tecnico che non è quello che voglio. Quella della protezione. Non è quello di cui voglio parlare stasera. Vi ho ascoltato con attenzione e credo che la sintesi del nostro pensiero, che è quello che ci sta dando ragione da 25 anni, sia questa. Grazie, grazie a Mario Bergamini di Infogest. Allora, Luisella Altare, parliamo di Unicredit, e insomma la domanda però anche in questo caso sono gli strumenti a questo punto che si mettono a disposizione per l'innovazione e per la crescita delle aziende e anche comunque nel suo caso se sono cambiate le vostre strategie di marketing e di comunicazione, se questo cambiamento vi ha portato dei risultati. Bene, grazie, buonasera a tutti. Intanto dopo queste storie splendide di impresa, speriamo che con la banca, come dire, non cali l'interesse, però proviamo a mettere un po' in fila in fondo. Se ci dà buone notizie, non credo che... Beh, allora, in realtà metto insieme un po' alcuni concetti, no? Intanto il coraggio di evolvere, direi che è un messaggio davvero potente di tutto questo ciclo che ci accompagna.
Poi abbiamo parlato di progresso delle nostre comunità, abbiamo parlato di sforzo, di sistema, pensando alla sostenibilità, e quindi alla fine, se penso il nostro ruolo, noi, come dire, accompagniamo queste storie aziendali, no? Alla fine noi abbiamo, come dire, il privilegio e la responsabilità di accompagnare persone e aziende a realizzare i propri progetti. E quindi in tutto questo, anche per quanto riguarda, se penso al marketing, al nostro approccio, parlavamo prima di ascolto dei bisogni, è un tema potentissimo anche per noi, perché indubbiamente noi siamo un'azienda di servizi, le abitudini dei nostri clienti cambiano continuamente, e quindi, come dire, tu il cliente lo devi conoscere costantemente, perché non hai mai lo stesso cliente davanti, no? Quindi anche per quanto ci riguarda, se pensiamo a tutte le accelerazioni vissute nello shock che abbiamo attraversato con la pandemia, credo che un settore proprio riferito al tema della digitalizzazione e quant'altro, voglio dire, da noi abbiamo fatto veramente in tempi molto ristretti progettualità che pensavamo di sviluppare in tanto tempo. Poi può essere anche, come dire, anche la banca accompagna nell'innovazione, no? Allora accompagna con la finanza, più o meno tradizionale, anche la finanza può essere più innovativa. Se penso anche alle piccole e medie imprese, quando parliamo di finanza innovativa alternativa, possiamo pensare ad alcuni strumenti. Faccio un esempio pratico che potrebbe essere quello del mini bond, dove alla fine sempre finanza è, l'imprenditore mi guarda e mi dice sì, ma sempre io un progetto devo finanziare. Bene, talvolta finanziarlo con un progetto, con un, magari facendo un pezzo di fatica in più, ma utilizzando una piattaforma che ormai la banca ha messo a disposizione, diventa anche quello uno strumento con cui racconti un pezzo di innovazione e racconti magari, trovi anche una modalità nuova di comunicare con i tuoi clienti, con i tuoi stakeholder. Quindi anche la finanza può portare un pezzo di innovazione, come il tema della sostenibilità. La finanza è indubbiamente un acceleratore, lo definiva uno sforzo di sistema, è indubbiamente così, e la finanza è un acceleratore sul tema della sostenibilità. Quindi anche lì che cosa facciamo? Accompagniamo i progetti delle nostre aziende, ma nella misura in cui accompagniamo la progettualità, la cultura che l'azienda sta sviluppando sul fronte della sostenibilità, lo facciamo con strumenti, diciamo, intonati, che vanno da strumenti magari anche più complessi quando guardiamo le grandi imprese, ma anche strumenti semplici dove anche sulle piccole e medie imprese diciamo: io ti sto finanziando un'esigenza, un progetto, tu però nella tua azienda stai raggiungendo, ti sei dato degli obiettivi che possono essere obiettivi sul fronte della transizione ambientale, possono essere obiettivi sul fronte della transizione di governance, quindi obiettivi legati magari alla crescita dei dipendenti, alla crescita della formazione dei dipendenti. E se tu fai questo, sempre finanza è la mia, ma magari riesco anche ad agganciare o a riconoscere anche qualche vantaggio economico proprio perché tu stai facendo questo tipo di progettualità. Quindi anche in questo caso la finanza accompagna. Poi accompagniamo sul fronte dell'innovazione, anche il professore citava il mondo delle start-up, anche quello vuol dire per noi abbiamo una piattaforma dove accogliamo e accompagniamo start-up, e poi a noi, siccome siamo un soggetto aggregatore di clienti e siamo, come dire, abbiamo un network importante, anche lì si tratta di avvicinare il mondo delle start-up al mondo delle imprese. La stessa cosa la facciamo per esempio con il mondo della scuola, quindi magari ascoltando il bisogno della piccola media impresa che magari ha in testa qualcosa, un progetto, magari proviamo ad avvicinare anche il mondo degli ITS, per esempio, dire allora avvicinare studenti che dicono prova tu a lavorare magari su quest'idea che può avere un imprenditore. Quindi talvolta, come dire, la finanza è il primo pensiero nell'accompagnare le aziende, ma non solo questo. E anche sul fronte dell'innovazione, talvolta proviamo anche ad accompagnare i clienti in punti in cui si fa l'innovazione. Che cosa vuol dire? Non è un mestiere che so fare io, però magari ci sono degli innovation hub, dei punti, dei competence center dove si fa innovazione, e io posso dire al mio cliente: guarda, tu puoi andare lì, ti fanno magari un assessment dei tuoi bisogni e magari da lì puoi trovare delle soluzioni. Quindi, come dire, l'attività più tradizionale, ma accompagnata anche sempre nell'ascolto dei bisogni, magari ad accompagnare i clienti in questo senso. Professore. Adesso professore. Okay. No, assolutamente. Non volevo disegnare questa figura del professor Pasciuti.
sembra che sono qui a bacchettare, non è assolutamente il mio ruolo, anzi perché ho alcuni studenti che sono qua nel pubblico. Sì, sappiamo che c'è qualche studente qui, sì. No, invece voglio far emergere un aspetto del sistema finanziario della banca, la banalizzo così perché molte volte passa sempre in secondo o terzo piano. La banca è un acceleratore della crescita che non è solo legato prettamente all'elemento finanza, ma quale invece di aggregatore di sistema. Cioè la banca, grazie a un network che ha diverse sfaccettature, può aiutare l'impresa a crescere, può aiutare l'impresa a comprendere dei mercati, per esempio nell'ambito dell'internazionalizzazione. Ci sono tantissimi casi dove la banca ha fatto un po' l'attore del pivot sui mercati in cui l'imprenditore voleva penetrare, anticipandogli tutta una serie di dinamiche, per cui può essere effettivamente un ausilio alla crescita e non visto semplicemente come interlocutore che è lì a disposizione quando abbiamo bisogno della finanza per crescere, ma è anche un portatore di knowledge, un portatore di conoscenze. E molte volte questo è sottovalutato, soprattutto dalle piccole imprese, mentre le grandi imprese sono abituati a interagire in maniera bidirezionale col sistema finanziario, forse dovrebbe impararlo anche la piccola impresa che invece sta lì a guardare il conto corrente, a che punto è, se entrano i flussi di cassa o meno, no? Per cui di fatto dobbiamo vedere le diverse facce dei nostri interlocutori che potrebbero essere generatori di valore. Poi anche lì sono molto d'accordo, è una questione di relazioni umane innanzitutto, no? Perché poi tante cose oggi le fai attraverso le piattaforme ed è normale che sia così, ma alla fine c'è un motore che è la relazione umana, che poi è quella che ti porta ad indagare, ad essere curioso, a fare le domande, a comprendere i bisogni e quindi poi da lì, come dire, riuscire anche ad indirizzare o ad accompagnare, no? Quindi alla fine torniamo sempre lì. Comunque il tema, insomma, che anche voi ovviamente vi siete per gioco forza evoluti proprio per accompagnare le imprese in un mondo che è in continuo cambiamento, proprio con strumenti diversi, cercando di accompagnarli maggiormente, è quello che diceva il professore, no? Dare anche queste opportunità di aggregazione, di unificazione con altre realtà. E così talvolta la domanda nei nostri confronti è anche proprio una domanda di servizi non bancari, la definisco così, proprio legato a questo fenomeno di essere soggetti aggregatori, di innescare esperienze e conoscenze, essere attore di informazione. Quindi alle volte la domanda alla banca e di servizi non prettamente bancari. E quindi questo è un aspetto che sicuramente in un contesto incerto e inedito come quello che stiamo vivendo ora, è chiaro che, voglio dire, è davvero uno sforzo di sistema. Poi a volte lo diciamo e non siamo magari bravissimi tutti a metterlo in atto, però è davvero così. Cioè dovete essere più bravi a comunicare anche voi a questo punto? Sì, sicuramente comunicare, poi anche lì la comunicazione devi... come dire, se penso alla banca, noi oggi penso un po' alle nuove generazioni, persone giovani non sanno neanche come è fatta una banca, quindi anche lì devi trovare comunicazione e modalità di arrivare a una platea di clienti molto diversificata. Quindi se penso ai miei genitori, hanno una certa idea di banca per come l'hanno vissuta e sviluppata, ma se penso alle nuove generazioni devi anche lì trovare una modalità di comunicazione, di intercettarli in una modalità che non è magari tipicamente quella che abbiamo conosciuto negli anni. Quindi anche per noi indubbiamente è un cambiamento continuo. L'uso dei dati e delle informazioni ti aiuta, perché alla fine riesci a conoscere anche lì, a comprendere i comportamenti dei tuoi clienti e quindi in qualche modo anche ad avere tutta una serie di informazioni che, se poi usate, diciamo, interpretate, utilizzate, ti possono aiutare nell'indirizzare, diciamo, le risposte ai bisogni dei clienti. Professor Pasciuti, sono arrivate già delle domande per i nostri ospiti, insomma il tempo lo abbiamo, però prima di partire con le domande, se magari ce ne sono, alcune sono già arrivate, dalla chiacchierata di questa sera, che cos'è che secondo lei vale la pena sottolineare nello spirito del Cenacolo, che dicevamo era proprio quello di ascoltare storie, interventi fatti nei tanti vivi che la vita delle aziende ti propone, che cos'è che secondo lei è giusto sottolineare? Che graduatoria farebbe? Intanto al primo posto che cosa ci mette? No, io al primo posto ci metto innanzitutto una consapevolezza,
nel senso che per poter pensare alla crescita ho bisogno di una cultura alla base che mi permetta poi di individuare dove e su cosa andare a puntare per la crescita. E qui entra in gioco un po' effettivamente qual è il ruolo del marketing, al di là di come lo chiamiamo. Chiamiamola cultura di mercato, che forse iniziamo a dargli una connotazione diversa. E questa cultura di mercato, quando la pensiamo alle strutture interne all'azienda, dobbiamo capire quale ruolo gli vogliamo dare, no? Perché possiamo avere la persona, il nostro responsabile di marketing. E allora quel responsabile di marketing cosa deve fare? Allora possiamo pensarlo come unità di servizio, cioè quello che mi aiuta nel produrre il materiale di comunicazione. Lo posso vedere come advisor dell'imprenditore, cioè come il consigliere dell'imprenditore che in qualche modo gli fa leggere dei fenomeni, oppure, che è quello che è l'auspicio di chi opera in questo settore, essere il driver della crescita, cioè essere la fonte attraverso cui l'impresa capisce come evolvere dal sistema che ci indicava prima l'esperienza di Vincenzi, cioè il fatto che il marketing è il sistema nervoso centrale dell'impresa. Coordina l'operatività dell'impresa finalizzata a cosa? Alla soddisfazione di un bisogno di mercato. Questa è, diciamo così, la sintesi estrema. Che poi lo faccia su diversi ambiti è chiaro, perché è anche, deve avere anche un approccio sia visionario ma anche opportunista, perché poi alla fine il conto economico deve che raccontare dei numeri che non scriviamo con la penna rossa, ma li dobbiamo scrivere per creare prosperità nel medio lungo periodo. Quindi consapevolezza, è d'accordo dottoressa Fedrigoni e anche dottor Modaro su questo? Sì, io ero curiosa di sapere in platea chi è che ha una funzione marketing, cioè possono alzare la mano quelli che hanno una funzione marketing, perché magari scopriamo che non serve, cioè quindi tutto questo. Però se siete qui è perché... Ma se non ce l'hanno o ce l'hanno è perché magari pensano che possa, attraverso anche quello che avete raccontato questa sera, possa essere a questo punto una grossa opportunità, è così? Sì, sicuramente. Va bene, allora... un'altra cosa da sottolineare, professore, andiamo alle domande. Cioè, questo della consapevolezza, ecco, perché ci sono già delle domande che mi hanno dato proprio al momento anche della... E una riguarda proprio anche... eccola qua. C'è una domanda su Casa Fedrigoni. Quale impatto ha avuto la sostenibilità nella comunicazione interna ed esterna della sua azienda? Ritiene che la sostenibilità applicata in modo concreto all'interno dell'azienda sia per il futuro una leva di marketing dalla quale non si può prescindere, e l'importanza ovviamente della storia nel marketing, come spendere la storia di un'azienda in chiave di marketing. Sono tre mega domande. Infatti me ne sono reso conto. Provo a rispondere in sintesi. Perché sennò poi... Casa Fedrigoni è parte della fondazione ed è un archivio d'impresa. È interessante vedere come nel tempo sono evoluti i prodotti, come nel tempo è evoluto anche lo stile di management. Quindi noi conserviamo lettere che i vari manager sono scambiati tra di loro, con l'esterno, eccetera, e si vede che qual è lo stile di una certa azienda e qual è la storia. Quindi il consiglio è, prima di buttare via qualsiasi cosa, una piccola impresa che diventerà grande, che è meglio conservare le cose, metterle da una parte, perché lì si può andare nei momenti anche di incertezza verso il mercato. Un cliente, se ha un budget piccolo, lo darà molto più volentieri a un'azienda che è lì da, insomma, è lì da un po', cioè che non, va, che non scapperà via domani mattina. Quando è nata Casa Fedrigoni? Casa Fedrigoni, l'archivio è nato, l'abbiamo aperto ufficialmente un anno fa, però sono 10 anni che raccogliamo. Però lo avete comunicato molto bene, diciamo, da un anno. Sì, ecco, e con quello siamo entrati anche in contatto con, che ne so, l'Ordine degli Architetti, che studia come si è evoluta la ZAI, la zona industriale, e come anche gli imprenditori hanno lavorato tra loro nel tempo. Quindi Canale Camuzzoni è stata un'opera collettiva che è stata molto importante. No, comunque tutte queste sono storie molto interessanti, però un po' lunghe forse. La parte di sostenibilità direi che non è tanto è proprio una leva di competitività. Adesso io mostro spesso questa fotografia della Quinta Avenue nel 1910, si vedono tantissime carrozze a cavalli e un'automobile. Nel 1914 o 15 si vedono tutte automobili e una carrozza a cavalli. Ecco, chi oggi non ha consapevolezza di usare bene le risorse, migliorare la sua performance nella gestione delle persone, degli infortuni, dell'energia,
sono tutte leve, tra l'altro incidentalmente, di risparmio dei costi, ma anche poi sono leve di competitività. Quindi chi non ci sta pensando oggi, fra 5 anni è la carrozza col cavalluccio e tutti gli altri stanno andando in macchina. Quindi attenzione all'estinzione quando ci sono dei rivolgimenti nei mercati, ma direi nel mondo, in cui cioè, veramente si può scomparire, cioè i dinosauri sono estinti in un attimo se ci pensiamo, e anche le carrozze a cavalli, ecco, quindi 4 anni sono un tempo molto breve. Se ci sono problemi di energia, di emissioni, eccetera, è una cosa che anche a noi dà gli incubi, le emissioni di CO2 in atmosfera, perché anche noi siamo energivori. Però ecco, la fame aguzza l'ingegno, quindi se c'è una situazione di emergenza, mettendosi lì si trovano dei modi, cioè, ed è questo il bello: se non c'è questa urgenza non ci si applica abbastanza. Infatti sottolineo, ed è questo il bello, il fatto che lei abbia sottolineato questo. Mi rendo conto di averle fatto 2 domande in una, per cui c'è una domanda anche per Modulo, eccola qui. Ci scrive: oggi i social sono uno strumento di comunicazione importantissimo, a suo parere quanto è difficile, se lo è, comunicare con la generazione Z, che ricordiamo sono quelli dal 1995 in Italia si parla al 2010, perché adesso qua tutti i nomi delle generazioni, diciamo che c'è già l'alfa che si sta facendo. Allora fondiamo quei vaccini, visto che siamo, che non è come il ceppo della no, allora è difficile perché la generazione Z è una brutta bestia dal punto di vista, passatemi il termine, dal punto di vista della fruizione della comunicazione, perché a differenza delle altre generazioni ha questa voglia di ritrovare il controllo. E la sostenibilità è uno degli aspetti di questa voglia di ritrovare il controllo dopo anni in cui, mi ci metto in mezzo anch'io, noi del marketing abbiamo propinato, abbiamo somministrato la nostra comunicazione. E quindi loro hanno cambiato il rapporto con le marche. Faccio il solito esempio. Una volta c'era l'Harley Davidson, c'è ancora, c'era l'Harley Davidson come brand. Se tu avevi un po' uno spirito ribelle, uno spirito un po' fuori dagli schemi, andavi a cercarti, era la tua marca, era la tua marca, era il tuo amuleto. Certo. Oggi non succede più questo, perché le giovani generazioni si aggregano su valori a loro comuni e la tua marca non è protagonista, è ospite. Guardate ad esempio cosa sta succedendo su altre piattaforme un po' meno note di social media, come ad esempio Twitch, che è questa cosa dove ormai molti della generazione Z si trovano a giocare ai videogames, eccetera. E lì è un mondo dove tu per entrare non è che puoi dire ok, ci sono, ciao, vai lì, fai l'ospite, cerchi di capire come puoi interagire, come puoi ingaggiarli, ed è un cambio drastico di paradigma che è epocale per chi ha fatto del branding con la B maiuscola il proprio credo. E la generazione Z è così, sarà ancora peggio davvero con l'alfa, che dicevamo, le banche, cioè la generazione alfa è una banca in muratura, la generazione alfa un supermercato in muratura non avrà lo stesso rapporto con l'S lunga, ecco, quindi cambia veramente in maniera drammatica. Voi ci state già ragionando, ovviamente. Sì, sono anche molto preoccupato. Lei, tra l'altro, prima mi diceva che uno dei primi media è come avete cambiato anche il packaging delle merendine, sì. Così lo avete fatto, diciamo, in base che proprio anche a questo. Lì anche è sempre un po' corsi e ricorsi vichiani, nel senso che poi si cerca di andare a ritrovare la prossimità, lo sta facendo la grande distribuzione, dove stiamo assistendo da consumatori quello che è un po' il tracollo di queste cattedrali nel deserto, che sono gli ipermercati, dove devi prendere la macchina e farti
30 km per arrivarci a fare la spesa, la prossimità nella grande distribuzione sta ritornando. Lo stesso, le aziende stanno cercando di ritrovare l'ultimo miglio, il packaging è da sempre la prima forma di comunicazione. Noi anche qui, avvalendoci delle nuove tecnologie, abbiamo cercato di riscoprire e di amplificare questo strumento. L'abbiamo fatto con la linea di merendine Mr. Day, dove il packaging, grazie a un'esperienza di realtà aumentata, prende vita, diventa una cosa, come dire, un modo per comunicare diverso e ripeto, è sempre un continuo lavoro di aggiornamento perché la professione del marketing è liquida. Beh, io direi di ringraziare davvero i nostri ospiti a questo punto per quello che ci hanno raccontato. Credo che siamo rimasti nei tempi, per cui non lo so se ci sono volentieri anche delle domande, delle riflessioni, oltre a quelle che già ci avete offerto, altrimenti possiamo, credo, andare avanti e andare all'ultimo momento del nostro primo incontro. Beh, intanto davvero un ringraziamento per il professor Pasciuti, per Luisella Altare, per Chiara Medioli Federigoni e per Cristian Modulo. E a questo punto, Presidente, la attendiamo qui per la conclusione di questo primo incontro, anche magari se vuole di una sua valutazione della chiacchierata di questa sera che ha aperto questo 12° ciclo di incontri del Cenacolo. Allora io intanto vorrei ringraziare tutti i relatori di questa serata che hanno donato la loro esperienza e arricchiscono questi momenti che sono molto preziosi. Volevo ringraziare il Comitato della Piccola Industria che ha collaborato a questa iniziativa e che ogni anno col comitato ci mettiamo nei panni di tutti gli associati, tutti gli imprenditori e cerchiamo di capire cosa gli imprenditori vogliono sentire. E secondo me questa sera tutti gli imprenditori hanno sentito quello che è utile in azienda, quindi la vostra testimonianza è stata molto preziosa. E poi volevo fare un annuncio, qui in sala c'è il presidente della piccola industria, il presidente dei giovani che aspetterà al desk in uscita se ci sono dei giovani che vogliono avere informazioni sull'attività del gruppo giovani possono chiedere all'uscita al desk che ci sono delle signorine. Un altro annuncio che volevo fare è Confindustria ha investito su una piattaforma di materie prime che si chiama Appia ed è una piattaforma che serve per valutare, diciamo, l'andamento delle materie prime e un database strutturato e questo servizio è diciamo disponibile a tutti gli associati e vedendo anche l'andamento delle materie prime ultimamente è molto, diciamo, utile e molto importante per valutare sia il costo dei fornitori e anche i costi all'interno dell'azienda. Ecco, per quanto riguarda l'argomento di questa sera, io penso che come spunto importante è, perché poi il confronto è sempre la grande azienda che ha tante risorse e la piccola che ne ha meno. Però gli spunti interessanti sono questi, che non serve tante risorse a volte, magari serve individuare all'interno dell'azienda chi ha magari la predisposizione per certe attività, e quindi anche la piccola azienda può comunicare in maniera corretta, può avere un'efficacia sul mercato a livello di comunicazione. Poi lo spunto interessante anche dall'esperienza di Vicenzi è la comunicazione con l'imprenditore, quindi a volte come imprenditori siamo abituati a lavorare magari sui successi del passato e quindi adesso visto che la situazione è liquida come si deve, come si diceva, quindi è importante capire come muoversi e come poter cambiare. Altro spunto molto interessante è quello che ha detto il professor Pasciuti, che le grandi aziende a volte si ispirano alle piccole perché l'innovazione, forse avendo meno massa critica, a volte l'innovazione e il cambiamento è più semplice su piccole strutture. Quindi questa è una riflessione
diciamo che è importante perché nello scenario così competitivo, poi sappiamo che in Italia paghiamo un po' lo scotto di avere delle piccole aziende rispetto a Germania, Francia, altri paesi europei, una competizione che ormai un mercato domestico europeo è diventata sempre più importante, avere una velocità di cambiamento e una velocità di innovazione può essere un vantaggio competitivo rispetto a chi magari ha più risorse e magari può mettere in campo altri strumenti e non quelli della velocità di una piccola struttura. Grazie. Grazie Presidente. Allora, io devo soltanto... Posso? Sì. Una cosa che... Una frase che mi piace da morire è: non c'è più il futuro di una volta. Bella questa. Okay, per cui l'attenzione al cambiamento deve diventare parte integrante del modo di pensare, perché non possiamo pensare che tutte le condizioni a cui siamo abituati oggi siano valide anche domani. E qui è dove il marketing crea la differenza. Beh, io direi che questa è proprio la perfetta chiusura e sintesi. Non c'è più il futuro di una volta e deve essere parte integrante un po' di tutti noi, no? Perché noi spesso e volentieri a Verona non c'è più le stagioni di una volta, non c'è più, non c'è più i buttini di una volta. Non c'è, adesso abbiamo scoperto che non c'è più il futuro e questo può essere comunque anche in qualche modo, nel momento in cui lo facciamo nostro, anche un vantaggio e un modo di affrontare la nostra quotidianità in un modo che magari può anche essere vincente. Beh, io devo ricordare alla platea che c'è da compilare un questionario di gradimento, perché può servire naturalmente agli organizzatori anche per capire dove eventualmente apportare dei correttivi, insomma cercare di capire se questi incontri raggiungono il vostro consenso. Poi ricordo che c'è anche un buffet, finalmente possiamo tornare insieme e il prossimo appuntamento è dalla strategia al fatturato, strumenti e buone prassi per raggiungere gli obiettivi. L'appuntamento sarà per martedì 4 ottobre alle 18, come di consueto, al Museo Nicolis di Villafranca. Chiudiamo con la consegna di una targa, per cui... vediamo se questa targa arriva, giusto? Ecco che arriva la targa e la consegniamo. Intanto si sente che si sta compilando il questionario, questo è importante. Allora, Presidente, questa targa... Questa targa la doniamo ad Andrea Pernigo per averci ospitato in questa sede ed essere stato veramente molto gentile ed accogliente. Grazie. Benissimo, grazie, prego. Allora chiudiamo proprio con questa immagine, questo primo appuntamento di questo 12° ciclo del Cenacolo. Grazie davvero alla IUST, grazie ad Andrea Pernigo. Grazie dell'ospitalità e la serata ora che continua con un brindisi insieme. Grazie per averci seguito.